Poi chiaramente davanti al Jeep io cercai di dimostrare anche con i fatti che non potevo essere stato io. Io lavoravo in un ufficio importante del Comune di Roma, ero praticante avvocato, facevo pratica legale in uno studio, insomma non navigavo nell'oro, dico sinceramente mi ero comprato da poco una casa, avevo un mutuo, avevo delle spese, però la mia vita era comunque dignitosa. Quindi cercavo di spiegare, non avevo nessunissimo motivo per vendere droga. E quando il Jeep convalidò l'arresto, mi ricordo, tirò fuori delle motivazioni talmente assurde per me, del tipo non può essere stata la sua ex moglie perché in questo momento sta in Grecia, non può essere stata la sua ex moglie perché Alatri e Roma sono distanti. Cioè, mi sembrano talmente assurde, ridicole queste giustificazioni. Avrei preferito sentirmi dire, caro Ceccarelli, lei ha 100 milioni di cocaina in macchina, con quale coraggio noi la scarceriamo, le diamo i domiciliari? Lei è un criminale, la giustizia vuole, l'opinione pubblica vuole che lei rimanga in carcere. Questo mi sarei aspettato, non giustificazioni così. E quando le giustificazioni le ho ritenute talmente anche offensive per la mia intelligenza, sono crollato perché non ce la facevo più. È sempre il 14 agosto del 1996. Mentre Giorgio Ceccarelli dalla carcere si dispera, non si dà pace per quanto gli è accaduto nonostante il Ferragosto e nonostante le vacanze estive, al di fuori c'è chi lavora per scoprire la verità. Ed ecco che a un certo punto le indagini si mettono sulla pista giusta. In un ristorante a cena siedono ad uno stesso tavolo il dottor Coletta, un magistrato, e l'allora maresciallo della Compagnia dei Carabinieri di Frosinone. Più là dei ragazzi ad un altro tavolo commentano a voce alta la storia di Giorgio Ceccarelli. La notizia del suo arresto per spaccio di cocaina è infatti in prima pagina su tutti i giornali. Quello dice che l'ha incastrato la moglie. Pensate se è vero. La frase ha l'effetto di un fulmine a ciel sereno. A quel punto il maresciallo dei carabinieri ricorda che nei giorni indietro, prima che Giorgio Ceccarelli venisse arrestato, un anonimo con una telefonata raggiunge la caserma e racconta di un uomo che da Roma ad Alatri spaccia cocaina. La droga è nascosta nella sua auto. La stessa segnalazione arriva il 12 agosto in questura a Frosinone. Coletta chiama al telefono il suo amico e collega Misiti, il pubblico ministero a capo delle indagini, e gli riferisce di quella conversazione e di quella cena. Misiti rinuncia a partire per le ferie, continua le indagini ed accerta il complotto ordito dall'ex suocera del Ceccarelli, da un detective e da un maresciallo della finanza. Per verificare allora questa nostra ipotesi e capire quindi che cosa avesse messo in moto questo meccanismo che ci aveva portato a recuperare questo quantitativo comunque buono di stupefacenti, che poi da notare che all'analisi era risultato tutta cocaina di una purezza altissima, quindi da trafficanti buoni, non da piccoli spacciatori. Si iniziò una serie di interrogatori delle persone coinvolte in questa vicenda. Il primo chiaramente fu il maresciallo della Guardia di Finanza, che si era presentato negli uffici e aveva detto che era stato lui a dare questa notizia, presa da questo fantomatico gatto. E questo fantomatico gatto, che è un confidente, un personaggio conosciuto nei nostri ambienti, che subito riferì che non conosceva proprio questo maresciallo della finanza, non sapeva nemmeno l'esistenza del Ceccarelli. Quindi subito la spiegazione portata dal Vaccari cadde immediatamente. Quindi c'è tutta una serie di contraddizioni nell'interrogatorio cui fu sottoposto dal magistrato il Vaccari, contraddizioni che poi vennero fuori pure dall'interrogatorio dell'investigatore privato, Viscusi. Infatti dal Vaccari risalimmo a questo Viscusi, che è un investigatore privato di Frascati, il quale, secondo il Vaccari, era stato assunto, gli era stato dato incarico dalla suocera del Ceccarelli per pedinarlo e quindi fare, diciamo, un'indagine tipica di investigatori privati per capire la vita privata del Ceccarelli, per poi
a livello di affidamento della figlia, dovevano poi giocarsi davanti al Tribunale dei Minori. Quindi traballano le dichiarazioni di questi due. Dopo quindi questi interrogatori, nella notte del 18 e 19 agosto avviene un fatto ancora importante. Un certo Marcucci, che si presenta come un magistrato, porta a suo dire che conosce magistrati della Procura di Frosinone, funzionari di polizia, telefona in questura dicendo che lui è venuto a sapere delle cose importanti sulla vicenda del Ceccarelli, per cui viene immediatamente invitato in procura a Frosinone, viene sentito e racconta che il Viscusi, dopo l'interrogatorio subito a Frosinone, era andato da lui per avere un consiglio su come comportarsi, chiaramente confessando, diciamo, tutto quello che era successo. Il 17 agosto Ceccarelli esce per la prima volta dall'isolamento per un'ora d'aria. Al rientro in cella ottiene due fogli di carta. Su uno scrive la lista della spesa, delle cose che si sarebbe dovuto far portare in carcere. Sull'altro scrive una lettera alla figlia, che non vede e non sente dal giorno dell'arresto. Cara principessina mia, non avrei mai pensato fino ad ora di scriverti una lettera rinchiuso ingiustamente in un carcere italiano. Sono così tante le cose che ti vorrei dire che non riesco a trovare nella mia mente il giusto ordine e la necessaria concentrazione. Prego Dio ogni giorno che non ti porti via da me. Nessun prezzo e nessun reato a scopo lucrativo avrebbe valso il rischio di perderti per sempre. Solo chi mi conosce bene e sa quanto ti amo si può rendere conto quanto sia inverosimile che il tuo papino sia responsabile di una tale schifezza. Confido moltissimo nella mancanza di intelligenza dei suoi ideatori e nella capacità di alcuni poliziotti che credono alla mia innocenza per trovare quella chiave di apertura di questa prigione e potervi riabbracciare tutti da uomo libero. Prego e spero che il male fatto ritorni indietro e che il bene vinca sempre. È questa la speranza che ogni giorno mi dà la forza di non arrendermi. In questi pochi giorni ho pianto di più che in tutta la mia vita. Per uno come me, che ha sempre vissuto nella ricerca del giusto, l'ingiustizia carceraria è il peso più infame e gravoso da sopportare. Papino non vede l'ora di riabbracciarti e sollevarti sulle spalle, di fare insieme a te quelle belle passeggiate col gelato. A te, piccola principessina mia, il tuo piccolo grande eroe, Papino. Era la prima occasione che il carcere mi dava per scrivere su un pezzo di carta, perché non avevo la possibilità di farlo prima. E prima di fare la lista della spesa, il motivo era quello, di quei fogli, e ho scritto subito a mia figlia, senza chiaramente mai nominare i suoi più stretti parenti, per fargli capire che insomma il padre era caduto in un incubo e sperava di uscirne fuori presto per stare insieme a lei. Pensavo comunque anche al dolore di mia figlia nel sapere il papà in carcere, ma soprattutto nel non poterlo più vedere come prima. Mia figlia, io sapevo che stava ancora insieme a mio fratello, a mia madre, al paese, perché così mio fratello mi aveva assicurato. Io il primo pensiero che avevo ovviamente era la sua partenza per la Grecia, e quindi avevo fatto di tutto per impedirlo e chiaramente chiedendo a mio fratello di mia figlia, mio fratello per assicurarmi mi aveva detto una grande bugia, che stava ancora ad Alatri. Invece la mia ex suocera, mancando la mamma che stava già in Grecia, venne a riprendersela poco dopo il mio arresto e se la portò a Roma
per portarla sicuramente in Grecia dalla madre.